Ameria Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche ed ascoltatrici, cari amici ed ascoltatori e imprenditori, buongiorno. Oggi, come promesso lo scorso lunedì, facciamo una riflessione su quei dipendenti che chiameremo non tonici, ovviamente non da un punto di vista fisico, che sono presenti nella nostra azienda. Cosa fare quando ci si rende conto che in quel momento, diciamo, i dipendenti non sono particolarmente tonici, perlomeno non rispondono agli stimoli della nostra azienda come gradiremmo, come vorremmo. Non è una cosa semplice perché su questi dipendenti, nella maggior parte dei casi, noi abbiamo già fatto degli investimenti importanti, investimenti in materia di addestramento, materia di formazione, insomma, tutte quelle cose che servono per equilibrare e correlare, fasare l'attesa dell'azienda con la possibilità di risposta della persona, del dipendente. Ci sono delle situazioni però dove sostanzialmente, poi per motivi di vario tipo, il dipendente non risulta rispondente alle attese dell'imprenditore. Ovviamente sottacio la situazione in cui magari una persona se ne va, trova un altro tipo di lavoro che è più magari performante, più tonico per le proprie inclinazioni. Ma parliamo di una situazione che magari potrebbe sfociare anche nell'attenzione, in cui questo tipo di situazione va gestita. Innanzitutto è assolutamente importante che ci sia la migliore comunicazione possibile tra imprenditore e dipendente. La comunicazione passa attraverso l'elemento verbale, passa attraverso le regole, passa attraverso l'esempio, passa attraverso la maggiore condivisione possibile che un imprenditore deve fare nei confronti del proprio dipendente. Ci sono ovviamente anche delle regole, ci sono meccanismi di eccepimento che in base all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori mettono l'imprenditore nella condizione di eccepire, fare dei rilievi, insomma fare delle istanze al dipendente in modo che possa essere avvisato che alcune cose non vanno nel giusto modo. Prima di provvedere, diciamo, alla situazione più drastica, cioè all'interruzione del rapporto, bisogna fare in modo, elaborare una tessitura affinché ovviamente si possa trarre il massimo possibile da questo rapporto. In alcune situazioni ci possono essere delle emulazioni, delle situazioni particolari, delle condizioni familiari del dipendente che lo mettono in una condizione di non rispondere appieno. Insomma, ci possono essere tante, tante cose, però i meccanismi e i gradi di soluzione passano attraverso due strumenti. Lo strumento verbale, cioè il fatto di, insomma, comunicare al meglio quello che ci si aspetta, e lo strumento delle regole, cioè un campo da gioco livellato sopra il quale c'è il regolamento, lo statuto, l'organigramma, il funzionigramma, il mansionario. Questi sono i presupposti tramite i quali l'imprenditore potrà far valere le sue ragioni. Dopodiché, ovviamente, ognuno può trarre le proprie conclusioni. Ma su questo probabilmente avremo modo di ritornare perché credo sia un argomento abbastanza importante e forse non solo teorico. Bene, comunque per oggi è tutto, io vi auguro una buonissima giornata, un carissimo saluto dal sempre vostro Umberto Alunni e dalla vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di Impresa.
con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.